Sacco, 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 salva tutti, bentornati a Sakurai, come va? Benvenuti, buon inizio settimana. La settimana è iniziata con due immagini interessanti e completamente nuove. Infatti, annunciano un nuovo scenario per la versione Wii U, chiamato Mushroom Kingdom U. Non so se verrà tradotto o no in italiano. Immagino di sì, sarà il regno dei funghi U o qualcosa del genere. Ossia, appunto, uno scenario basato su New Super Mario Bros. U, uno scenario dinamico anche che cambia di continuo fra diversi look. Qua nelle immagini abbiamo due, il look del livello 1, del mondo 1, e del mondo 3, se non sbaglio, il mondo acquatico. Mi piace molto quello che è stato fatto qui. Lo stile grafico di New Super Mario Bros. U era forse uno dei suoi lati più positivi, anche se dal lato del gameplay e della musica riciclava ancora fin troppo. Ma boh, secondo me fa la sua, come dire, la sua porca figura, graficamente questo scenario. Mi piace molto. E mi piace la meccanica del cambiamento. Infatti sarà Kamek a venire, immagino, al suo solito, la sua polvere magica da un lato all'altro dello schermo, a cambiare il look dello scenario. Spero che lo scenario comprenda cambiamenti che rappresentano ogni tipo di livello. In New Super Mario Bros. U sarebbe interessante, carino. E non so se seguiranno un ordine preciso. Mi piacerebbe quasi quasi, semplicemente perché se seguono un ordine preciso, vabbè, è più prevedibile quello che succederà nello scenario. E anche possono fare un medley dei vari temi dei mondi di Mario, cioè remixare i temi dei mondi di Mario e fare in modo che seguano il cambiamento dello scenario. Cioè, quando c'è la transizione, che è sempre sullo stesso timer, la musica cambia e si trasforma. E per me sarebbe carina una cosa simile. Oppure fanno come, per esempio, nello scenario di Sunshine, di Brawl, dove in alcune zone entrava la parte di Yoshi. La parte quando siete a cavallo con Yoshi, non so che strumento è, ma qualcosa del genere. Mi piacerebbe un po' un tema musicale un po' dinamico per questo scenario. Ma vabbè, sono uno dei pochi che gliene frega della musica. Vabbè, a me piace sinceramente. Mi dà un pelino fastidio che nella seconda immagine l'acqua sta passando direttamente attraverso la roccia. Però chi lo sa, magari verrà cambiato, magari no. Vabbè. Cosa pensate di questo scenario? Grazie dell'attenzione e a domani per un'altra immagine. Bye! Oh già, immagino che sia una deconferma di Kamek come giocabile. Mi spiace, fan di Kamek.